Buonasera dalla redazione dell'RG 93. In apertura del nostro radiogiornale, la pagina politica nazionale. Abbiamo bisogno del tempo necessario per adottare misure fiscali ragionate e ragionevoli. Così il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, a margine dell'evento della Guardia di Finanza, risponde ai giornalisti che chiedono se sia stata presa una decisione sull'aumento dell'IVA, aggiungendo che lo sforzo di risanamento del bilancio dello Stato resta tra le priorità dell'azione di governo. L'impegno per il consolidamento delle finanze pubbliche non può essere rallentato. Dobbiamo conciliare il contenimento della spesa, essenziale per ridurre la pressione fiscale, con la produzione di servizi pubblici di elevata qualità. Abbiamo bisogno del tempo necessario per adottare misure fiscali ragionate e ragionevoli. Ecomafie 2013, per Legambiente in Puglia gran parte dei reati. Secondo Legambiente, i risultati degli illeciti ambientali accertati lo scorso anno delineano una situazione molto grave. Il 45,7% dei reati è concentrato in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Nel ciclo del cemento bisogna segnalare il secondo posto della Puglia, ma per numero di persone denunciate la Puglia risulta essere la prima regione d'Italia. Nel ciclo dei rifiuti spicca l'incremento della Puglia, il 24%, che si classifica al terzo posto dopo Campania e Calabria. Ci spostiamo ora in Capitanata per la cronaca locale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al GIP. Rita Curci, Antonio Caputo, di 48 anni, residente a Foggia, ma originario di Cerignola. L'agente immobiliare è stato arrestato l'11 giugno dalla Guardia di Finanza, che ha dato esecuzione a un provvedimento di arresti domiciliari emesso dal GIP presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Caputo, in qualità di membro del CDA della Foggia Cartolarizzazione SRL, è accusato di truffa e falso. Secondo l'accusa, l'indagato l'8 febbraio avrebbe intascato indebitamente un assegno di 100.000 euro. A San Severo i finanzieri del comando provinciale di Foggia hanno sequestrato un centro di autodemolizioni presso il quale è stato rinvenuto l'ingente quantitativo di rame e altro materiale ferroso di provenienza furtiva. 15 tonnellate di rame costituito non solo da cavi elettrici ma anche da grondaie rubate presso cantieri edili, 20 tonnellate di tombini di proprietà del consorzio di bonifica della Capitanata, 12 tonnellate di tubi zincati per l'irrigazione rubati da aziende agricole, 33 tra statue e fioriere, in bronzo e ottone, rubati da cimiteri, 2 tonnellate di guardrail rubati lungo le strade della Capitanata, 1 tonnellata di supporti per binari ferroviari. Il titolare dell'azienda, un 35enne, è stato denunciato per ricettazione. A San Giovanni Rotondo, conclusa la prima fase del reclutamento dei pazienti, al via la seconda fase di sperimentazione per il trapianto di cellule staminali cerebrali umane nelle corna anteriori del midollo spinale in pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Lo comunica Angelo Vescovi, direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza, dal gennaio del 2010. L'avvio del secondo step è stato autorizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Al via l'apertura della campagna antincendio. È iniziata la campagna antincendio boschivo 2013 che si concluderà il 15 settembre. I comuni più a rischio della provincia di Foggia sono Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco e Lamis, San Nicandro Garganico, Serra Capriola, Sant'Agata di Puglia, Vieste. Le raccomandazioni sono sempre le stesse. Quando si avvista un incendio o del fumo bisogna chiamare il 1515 per fornire tutte le indicazioni necessarie. A San Marco e Lamis, senza sindaco, decaduto Angelo Cera. Questa mattina il Consiglio Comunale di San Marco e Lamis ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco l'onorevole Angelo Cera, in quanto non sono pervenuti all'ente atti riguardanti la sua eventuale opzione tra uno dei due incarichi. La delibera è passata con 7 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto. L'onorevole Cera ha dichiarato che il Consiglio Comunale ha commesso un abuso e che si rivarrà anche economicamente contro tale decisione. Se dovesse aver torto, nella primavera del 2014 si terranno le elezioni per il prossimo Consiglio Comunale. Intanto da oggi si svolgerà le funzioni di sindaco l'assessore Fino. A Borgo Celano ora.
Il Museo Paleontologico dei Dinosauri di Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, dal 15 giugno osserva orari estivi. Scolaresche e gruppi di persone possono visitarlo tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 di mattina e dalle 15.30 alle 18.30 di pomeriggio. Gestito dal gruppo speleologico Montenero, la struttura si trova nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. I visitatori potranno tornare indietro di 130 milioni di anni, osservando le impronte dei suggestivi vertebrati terrestri. A San Nicandro Garganico, la festa dei Santi Patroni. Si terrà oggi la tradizionale processione dei nostri santi patroni Nicandro, Marciano e Daria. Dopo la simbolica consegna delle chiavi al patrono della nostra cittadina, partirà la processione per le vie consuete di San Nicandro. In serata, in piazza 4 novembre, spettacolo musicale che vuole essere un omaggio ai Pooh da parte dei Percival. Al termine del concerto, spettacolo pirotecnico. Domani, giornata di chiusura con il concerto dei New Trolls, cui farà seguito l'ultimo spettacolo pirotecnico della festa di quest'anno. Ondata di calore fino a giovedì con Ade. È previsto un aumento del caldo per i prossimi giorni. Fino a giovedì, Ade, l'anticiclone responsabile della prima ondata di caldo della stagione, aumenterà la sua potenza. Da domani dall'Africa giungerà aria ancora più calda. Martedì, mercoledì e giovedì si supereranno anche i 35 gradi su Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Bari e sul resto del sud, con qualche grado in meno solo lungo le coste. L'anticiclone Ade non mollerà la presa solo in parte nelle prossime settimane, con un calo delle temperature che si registrerà solo al nord e al centro. Al sud invece il caldo proseguirà incontrastato per tutto il mese. Ed ora una curiosità storica. 75 anni fa il regime fascista deportò numerosi omosessuali nell'isola di San Domino delle Tremiti. Vissero isolati e sotto il controllo della polizia. Recentemente è stata deposta una targa a ricordo della vicenda, che conoscono ancora in pochi. Della storia si è occupata anche la BBC, che ha dedicato alla vicenda un servizio. Ed ora lo sport. Oltre 500 atleti dall'Italia e dall'estero si sono dati appuntamento sabato scorso a Cagnano Varano per la 10ª edizione della Maratona del Gargano, gara podistica organizzata dal gruppo sportivo Stracagnano e dalla parrocchia Santa Maria della Pietà, con il patrocinio della Regione Puglia e del comune di Cagnano Varano. La gara si è svolta nei comuni di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, con il suggestivo sfondo del lago di Varano. Un successo di partecipazione che ha consentito ancora una volta di far conoscere le bellezze della nostra terra a maratoneti giunti da ogni parte d'Italia. Anche per questa edizione è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e diamo ora la parola al meteo. Previsioni meteo per martedì 18 giugno. A San Nicandro domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29 gradi, la minima di 21. I venti saranno assenti o deboli durante tutta la giornata, mare poco mosso. A domani con l'oroscopo e con il meteo.